שלום עליכם, קריס מברי, אוג'י מנס השם, זה מסכת יומא, דף ע' א'. אורי ניציאמו, דף ע' עמוד ב', דא לתת צדיק עד הסוטו. במשניות על משנה, ככהן גדול, קידש הדבר רגליו, כסירבו למען פיידי, דשא נבריתא, אתון רבנן, הוא בא אלון אל אוהל מועד, למה הוא בא? Aaron viene, verrà nel tabernacolo. Chi è Aaron? Per quale ragione viene? Qual è il significato che Aaron viene? Quale elemento del servizio deve compiere adesso? Perciò dice che bisogna dire che si tratta lo Zitakav et Amachta, che in fin dei conti veramente aveva già terminato il servizio interno. E perciò per quale ragione torna? Questa è la domanda. Perciò risponde Gmorà che tornò per prelevare il mesto della paletta che aveva lasciato lì precedentemente. E dice, e la verità aggiunge, שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה. כי tutto il brano riguardante il servizio di Yom Kippur segue una sequenza ordinata, tranne questo verso riguardante il prelevamento del mestolo e della paletta dal Santo dei Santi, che è scritto assieme ai servizi fatti nel santuario, letteralmente interni. E prima del servizio del suo montone, del montone del popolo, e cioè che lui preleva questo prima del, questo è scritto prima del servizio, dell'offerta del suo montone, il montone del popolo. Però in realtà, secondo la sequenza del verso, avrebbe dovuto precedere il toglimento della paletta e del mescolo prima del servizio del montone e del montone del popolo, menzionato a fine del verso. Dice il verso ed uscirà e farà il suo olocausto e l'olocausto del popolo. Ma in realtà, solo dopo l'offerta dei due montoni, lui preleva il mestolo alla paletta e cambia da indumenti di lino bianco a indumenti d'oro e offre Musafim e il Tamin vespertino. Chiamerà mai Tama, per quale ragione scusi, non procede secondo l'ordine del verso, ma bensì anticipa ed offre il proprio montone, il montone del popolo, prima del prelevamento del mestolo della paletta. Questa è la domanda. Amrav Chisda spiegò Rav Chisda che Gmire, che vi è una tradizione di Alachar Moshe Sinai, che Chamesh Tvilod va sarà Kiddushin Tovel Kohen Gadol ve Umkadesh Bo Bayom Umkadesh Bo Bayom, che vi è una tradizione che si immerse 5 volte nel mikveh e si lavò e fece l'abluzione 10 volte le mani e i piedi e cambiò indumenti da indumenti d'oro a indumenti bianchi e viceversa. E la ragione è poiché che se diciamo Yamrat che si dranktive, se diciamo che i versi sono nella sequenza che sono menzionati in Torah, lo mashkacha da Ela Shalosh Filot ve Shisha Kedushin, troviamo che vi sono solo 3 immersioni nel mikve e 6 abluzioni, e non 5-10. E poiché ogni volta che lui cambia di servizio deve cambiare gli indumenti. Perciò questa è la domanda. E cioè, non è la domanda, questa è la spiegazione di Rav Chisda, che bisogna dire che i versi non sono nell'ordine che noi seguiamo nel verso stesso. Ma che lo ha Rav Zera, vedilma mafsik lei beseira nasa bachutz. Ma obiettò Rav Zera che forse non è necessario di cambiare l'ordine dei versi e che l'offerta del proprio montone, il montone del popolo,
che siano offerti dopo il prelevamento del mestolo e della parete, non come ho detto prima. Prima ho detto che il prelevamento del mestolo e della parete avviene dopo il proprio montone, il montone popolo. Però Rosella dice no, perché noi diciamo che questo è l'ordine come dei versi. E affinché generare 5 immersioni e 10 abluzioni è necessario interrompere l'indossamento dalle vesti bianche e per quelle d'oro, e perciò che vi è una soluzione che interrompa con il capro che viene offerto nell'atrio, che non è menzionato qui nel Sefer Vayikra, ma bensì in Sefer Dvorim, Perek Kaftet, Pasuk Yudalef. La sua offerta non cambia nulla riguardo all'ordine delle cose. E perciò che venga offerto tra il capro mandato e il toglimento del mestolo, l'incenso e la paletta delle braccia, in questa maniera non vi sarebbe un cambiamento dell'ordine, perché in questa maniera vi sarebbe un cambiamento di indumenti e perciò ciò risolverebbe il problema, come ho detto, che non quello che ha detto Rav Chisda, che non troviamo in questa maniera 10, 5 tfilot e 10 recitati ad Abraham. Amrabai, dice Abai, risponde Abai che no, poiché non si può dire così, poiché Amar Kra, Viazza Vasai e Tolato, Betolata Am, siccome dice Viazza e Mietzia Rishonah, Avid Elov Elaam. Quando la Torah si esprime Viyatzah, che lui esce, si intende, questa è la prima volta che c'è scritto Viyatzah, c'è scritto anche una seconda volta dopo di ciò, che lui esce, e veramente a noi non interessa che lui esce. Il significato di questa parola Viyatzah, che esce, intende dire, Viyatzah veramente uscì in passato. E veramente Vayatzah non è in passato, è in, scusa, è in futuro. Il Vav è Ipuch. Comunque, quello che intende dire è che per il fatto che c'è scritto Vayatzah vuol dire che ha cambiato il significato di questa parola Vayatzah, che uscirà, intende che cambia dal servizio interno al servizio esterno. Questo è essenzialmente ciò che intende questa parola. E perciò bisogna dire che questo servizio fu dopo il servizio del giorno. Perciò fu l'offerta dei due montoni fu prima e cioè, sì, prima offrì i due montoni e dopo di ciò tolse la paletta e il mestolo. E questo rinforza ciò che abbiamo detto, la spiegazione di Rav Chisda. Rav Amar, invece, Rav lo spiega diversamente, ma dice essenzialmente è lo stesso concetto, cioè la stessa conclusione, lo stesso risultato, però lo dice in maniera diversa. Un'altra spiegazione. Rav Amar, Amarkau Pashad Bigdei Abad Asher Lavash, che si tolse di dosso gli indumenti di lino bianco che indossava. Chiede la Gemara, c'è un Chazal, Shente Abud Amar Asher Lavash, per quale ragione c'è scritto che indossò, che indossava? E Klum Adam Poshet Ela Masher Lovesh? È forse possibile non togliersi di dosso quello che uno veste? Naturalmente non sarebbe stato necessario che la Torah menzioni che indossava, poiché poteva togliersi di dosso solo ciò che indossava. Perciò spiega Rava, e la Matamodoma cosa intende dire? E vuole insegnare a Shelavash, Shelavash Kvar, che ciò che indossò prima, e perciò che prima offrì i montoni e poi tolse la paletta e il mescolo. E questo quindi è essenzialmente quello che vuole spiegare Rava.
E perciò che non vi è ordine e una sequenza ordinata. Però torna a rinforzare ciò che disse Rav Chisda e Abaye. Ma che fa Rav Barravshila? Adesso Rav Barravshila chiede esattamente la stessa domanda che ha appena chiesto Rav Zera. Vema de mafsik le besira na sabakoi, perché non diciamo che interrompe con il capro e che viene offerto fuori il centro nell'atrio, e sta parlando esattamente lo stesso capro che menzionò Rav Zera, quello che è menzionato in Sefer Bamidbar, che non è menzionato qui in Sefer Vayikra, e che fa parte del Musaf. Perciò risponde Gemara, Hakti viatsavasa, è esattamente la stessa risposta come disse Abaye, che il fatto che dice il verso viatsa, veasa, uscì e fece, e tolatò, vetolatam, perciò viene a insegnare che questo servizio fu compiuto prima che tolse la paletta e il mescolo. Che Gemara, ricordo per Shakula Nemra la Seder, Vea Krai Ktive, Vetchel Hatat, Yaktir Mizbecha, Vehadar, Vet Par Hatat, Vesir Hatat, Veilu Anatnan, Roet Kohen Gadol, Shu Kore, e non Roe Par Vesir Misrafim. Cioè, vi è qui una contraddizione. Da un lato vediamo che vi è il din di bruciare gli organi del toro e del capro interni, e noi abbiamo studiato, dice Abraham, che abbiamo già visto questo, che colui che vede il Kohen Gadol mentre legge nella Torah non può vedere il toro e il capro bruciati mentre bruciano. Perché? Perché sono lontani uno dall'altro, benché accadano contemporaneamente. Ve'ilo imurechata b'tarachim aktiru, ma gli organi vengono offerti dopo. E perciò vediamo che l'ordine dei versi anche non è nella sequenza del tempo, poiché abbiamo visto prima, dice, che brucerà gli organi, e dopo di ciò dice il verso, mentre invece noi sappiamo che prima vengono bruciati il toro e il capro, e dopo di ciò bruciano gli organi, i grassi, gli organi. Risponde Gemara, semplicemente tranne da questo verso in poi, cioè dal verso che abbiamo visto riguardo a quando preleva il mescolo e la paletta, da quel verso in poi i versi non sono più nella sequenza dei tempi. Gemara, Umechazit e Mishabash Krai, Shabesh Matnita, perché dici che l'ordine dei versi è incorretto per rafforzare la Mishnah, per dire che la Mishnah è corretta e i versi, la Torah non è corretta, forse è al contrario, che la Torah è corretta e la Mishnah non è corretta. Amarabai המקרא והמשלח והשורף. מה המשלח דמיקרא, אף שורף דמיקרא. כי לא ניתן דקמנדה איל קפרו, פירמה שסקיתו קמנדה איל קפרו. ופוי קולוי כאילו ברוצ'ה. צ'וי, בסדר נדוי קודם קווי. קולוי קמנדה איל קפרו דבי לברסי לינדומנטי, אלו סנסו דבנטה פורו. E c'è scritto anche riguardo a colui che brucia il toro, il capro, anche c'è scritto a Soref che anche deve lavarsi gli indumenti, che lui stesso anche è impuro. Perciò paragone ai due, ma Meshaleach, così come colui che manda il capro
è reso impuro, così ugualmente, e ciò è Demikara, che si riferisce alle... Ok, adesso lo spiego un po' diversamente per spiegarvi quello che intende dire. Cioè, quello che intende dire è così. Abbiamo visto che chi è quello che manda il capro è colui che brucia. Due azioni diverse. Però la Torah adesso ritorna a dire Vamshalech et Asair, è colui che manda il capro, e Vasaref è colui che brucia il toro e il capro. Ma questo è successo prima, perché la Torah lo menziona adesso nuovamente? Perciò dice Mamshaleach, e ciò che abbiamo visto, che che manda il capro, questo Demikara, e questo è da prima, che torna a parlare di quello che successe precedentemente. A Fasorè Demikara, perciò anche colui che brucia il toro e il capro, anche si riferisce a quello che accade precedentemente, però non vuol dire che succeda adesso. Questo è quello che dice la Gemara qui adesso. Che Gemara adrabba, perché non dice invece al contrario? Che Masorev d'Ashta, Avamshala d'Ashta, così come colui che brucia si riferisce che lo sta facendo adesso. E perciò i versi non sono nell'ordine, nella sequenza corretta. E anche Avamshaleach è colui che mandò il capro, anche d'Ashta, che lo sta facendo adesso. E dopo che si immerse la seconda volta, e dopo che si confessò sul capro, perché? Perciò la domanda è perché diciamo che il bruciamento del toro e del capro fu fatta prima, perché non diciamo che fu fatta adesso? E perciò ciò che dice l'ordine Torah è l'ordine corretto, e non come c'è scritto nella Mishnah. Risponde Gemara che Vamshaleach de Mikara Mashmah, quando la Torah si esprime dicendo Vamishaleach, colui che manda, si intende dire quello che accade da prima, e perciò vuol intende dire che adesso ripete, sta ritornando al suo stesso soggetto che stava parlando precedentemente. Perciò sta tornando allo stesso soggetto che stava parlando prima, perciò sta tornando a questo soggetto. E perciò bisogna dire che l'ordine della Torah non è nella sequenza corretta. Perciò quello che nella Mishnah, quello è corretto, non la sequenza della Torah. E Rav Amar Kra, dice il verso, Yomat Chai, sta parlando di Asair, Asher Allah, Allah, Vagorar, La Azazel, Yomat Chai, Lifnei Hashem, Lechaper Allah. E ad matai yeh zakuk la'amod chai, che deve essere in piedi, vivente. Fino a quando deve essere vivente? Achat kapara, fino al momento dell'espiazione. Ve matai shat kapara, e quando è il momento dell'espiazione? Bishat matan damim, dal momento che aspetto il sangue degli chataot interne. Vetulo, e dopo di ciò no, non è necessario che rimanga vivo dopo di ciò. E perciò bisogna dire che il momento del mandare il capro è adesso, dopo, cioè. E dopo la seconda immersione. E perciò quello che dice Vamshaleach torna a parlare di ciò che abbiamo detto prima. Perciò ugualmente anche Vasoref, anche, e perciò Vasholeach, Vasoref, che si riferisce a ciò che accade precedentemente.
E perciò l'ordine naturale non è nella sequenza corretta, ma bensì è come la sequenza che è scritta nella Mishnah. Dice Gemara, Atem Shaleach, che adesso torna a parlare di colui che mandò il capro, adesso Metzao Bashuk, se incontrò il Kohen Gadol e le Kohen Gadol, incontrò il Kohen Gadol per strada. Bashuk vuol dire ovviamente per strada, non essenzialmente nel mercato, e lo onora e gli dice: Omerlo, Ishi, mio signore, Kohen Gadol, asinu shlichutcha, abbiamo fatto ciò che ci hai chiesto di fare. Metzava bait, però se lo incontrò nella casa del Kohen Gadol, Omerlo gli dice: Mechaimet. Mechaye Chaim asinu shlichuto, cioè Mechaye Chaim in sintetica Kesbochu, abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto di fare. Amarabba, Kim Miftare Rabbanan, Madadim, Pompedita, Amre Achi, Mechaye Metim, Mitenlecha Chaim Arukim, Metovim, Metukanim. Ossia, quando i rabbini prendono congedo l'uno dall'altro nella città pompedita si esprimono come segue: colui che dà vita ai viventi, naturalmente Hashem, che ti conferisca longevità, una vita piacevole e ben fornita. E secondo un'altra impiegazione si riferisce al prossimo mondo. È scritto in Teilim, et alech v'nei Hashem ratzot ha'chaim, amar Rav Yehuda, ze makom shuvakim. Ossia, che intenzione ebbe il re David quando pregò dicendo che io possa camminare dinanzi a Hashem nelle terre dei viventi? Disse la Biuda, ciò si riferisce al mercato dove ognuno trova tutte le sue necessità affinché permettere di poter studiare la Santa Torah in tranquillità, tranquillamente. Ossia che Davide Melech pregò a Hashem che trovi sempre i luoghi dove può fare acquisti per i fabbisogni per poter campare. Adesso un'altra spiegazione, un inverso, che Orochim Mushnot Chaim Bisharom Yosifulach. Adesso chiede la Gemara quale interpretazione Shnot Chaim, anni della vita, Vechi Yeshanim Shel Chaim, Yeshanim Shenam Shel Chaim, ci sono forse giorni di vita e giorni di non di vita? Poiché il verso dice, poiché la lunghezza dei giorni e degli anni della vita che ti verranno aggiunti, ma vi sono forse anni di vita e anni di no? Che non sono di vita, perché la semplice espressione di anni indica che vi è vita, perciò è una ridondanza. Amar Rabbi Lazar, Elo Shnotav Shel Adam, Vitapchot Alav Mera'a Letova. Ciò si riferisce a periodi della vita che furono trasformati dal male al bene. Perciò se uno si e uno era povero e si arricchì, questo cambiamento causò che si senta come se fosse nato nuovamente, come se avesse una nuova vita. E Mishlei porta che la Torah chiama la gente e dice loro: Alechem Ishim Ikra, Vikolim Bnei Adam, Amar Rabbi Berechia, Erzal Mechachamim, Shedomim le nashim, cioè il verso dice: vi chiamo uomini. Perciò c'è anche una che si riferisce a saggi che sono simili a donne. Vafosin e Gmura kanashim, che hanno una certa potenza come uomini.
Cosa intende? Che siccome riescono a controllare il loro istinto del male, perciò sono come uomini potenti, però sono deboli come donne perché sono seduti per tutta la vita studiando e perciò non hanno una certa potenza fisica. Parama breche a Rozzelli la Sergiana che abbiamo Isbeach, i malegronam scintamina chamim yain, scintamina lechem, ishi, mekra. Adesso interpreta questo verso un po' diversamente. Colui che vuole offrire una libazione di vino sull'altare, che riempia le gole dei saggi con vino, poiché dice verso, a voi uomini vi chiamo, poiché i saggi sono considerati come l'altare, perciò aiutando ai saggi è come se avesse offerto un sacrificio. Viamma Rabberchia, Imroè, siccome menziona alcune cose che dice Rabberchia, perciò ne menziona altre anche. Vanam Berchia, Imroè Adam, Shetorah, Poseke, Mitarò, Isabat Amichacham, Shenemar, Yoskin Vare Shorsho, Bafar, Yamud Gizo, voltiamo daf, Vedeach Maim Efriach, Vesak Katsir, Kemonata. E disse Rabberchia, se uno vede che la propria prole non si occupa dello studio della Torah e perciò la Torah viene interrotta nella sua prole, che li faccia sposare a figlie di saggi. E facendo così avrà prole di studiosi della Torah, poiché dice il verso, se la sua radice si invecchierà sottoterra, il suo tronco morirà nel suolo. E se annusa acqua, rinverdisce e mette rampolli come una pianta nuova, nel senso che l'acqua rappresenta la Torah, perciò sposando donne che hanno assorbito lo spirito della Torah, riusciranno ad attirare i propri figli allo studio della Torah. Yom Tov HaYaoseh lo Avav. E la Mishnah che quando il Kohen e terminava il servizio di Yom Kippur, festeggiava e preparava un banchetto per i suoi amici per festeggiare che la sua vita continuava, che non morì. Rabbanan, ma se mi coglie dove faccio il tami, vedete Migdash, bevo asle kule alma batre. Accade che un Kohen Gadol uscì dal santuario alla fine di Yom Kippur e tutto il popolo gli andava appresso. Kiva de Chazinu, l'Ishmaia v'Avtalò, Shavku, l'Edidei, Vaz le Betar Shmaia v'Avtalò. E il popolo si formò un corteo dietro a Kohen Gadol, però quando il popolo vide Shmaia v'Avtalò, che erano e le massime autorità rabbiniche nel loro periodo, cioè di quella generazione, lasciarono il sommo sacerdote e andarono appresso a Shmaya Avtalion, il che causò che il sommo sacerdote si seccò assai. La Sof, Atu Shmaya Avtalion, Lefture Minayim di Kohen Gadol, Amalaen, Yetum Nayamamin, Lishlam. Infine, quando Shmaya e Avtalion vollero prendere congedo dal sommo sacerdote, disse loro in tono derogatorio che vengano i figli di un altro popolo in pace, alludendo con ciò al loro antenato gentile Sanherib, il quale sterminò un numero enorme di ebrei, ma che alla fine si convertì. Amrulei dissero loro, Yetum bnei amemin, lishlam, de'avdin uvda de'aron, velo yeti Bar Aaron Lishlam dello Avid Uvda de Aaron. Risposero loro che è ancora meglio che vengano in pace i discendenti di altre nazioni che si comportano come Aaron e non vengano in pace i discendenti di Aaron che non si comportano come Aaron. È un gravissimo peccato biblico di offendere qualcuno e di causare un trauma emotivo ad una persona, chiunque sia.
anche se un, persino se un goy, poiché tutti furono creati nell'immagine di Hashem. Dice la prossima Mishnah, Kohen Gadol Mishamesh Bishmone Kilim, Vediot, Haidiot Berba, che il sommo sacerdote che ufficia durante l'anno e durante Yom Kippur indossa 8 indumenti, un Kohen ordinario ne indossa 4. E indossa Giltonet, Michnasaim, Mitznefet Vavnet. Indossa una tunica che sta sul corpo stesso e pantaloni e un cappello e una cinta. E oltre ciò un Kohen Gadol indossa Choshen anche, v'efod, un me'il e un manto, v'tzitz, una placchetta d'oro sulla fronte. Il Choshen e il pettorale era una piastra d'oro con 12 gemme incrostate nelle quali erano gravati i nomi delle tribù e tessuta con 3 fibre diverse di lana, con lino e con fili d'oro. E l'efod era come un grembiule ed era tessuto ugualmente con fili d'oro, lino e 3 tipi di lana. Il manto era come una camicia aperta completamente ai due lati e senza maniche e avente un foro per il quale introduceva la testa, molto simile a un talit katan, ed era tessuto completamente in lana azzurra. Sulla parchetta era scritto, era inciso Kodesh Hashem. Be'elo nishalim be'urim etumim, ve'nishalim ela le'melech ula'be'din ulemish ha'tzibur tzerichbo. Indossando questi 8 indumenti, il sommo sacerdote consultava gli Urim e Tumim e vi è un argomento riguardo a cosa sono. Vi è chi dice che era una pergamena nella quale le lettere sporgevano per offrire una risposta e vi è chi dice che erano pietre preziose nelle quali erano gravati i nomi delle tribù e quando le lettere si illuminavano fornivano una risposta divina. E venivano consultati solo per il re, per il capo della corte giuridica o per chiunque abbia una funzione pubblica indispensabile. Tanabanan, Dvorim Shamar Bahen Shesh, Chutan Kaful Shisha, Mozar Shmone, Meil Shnemasar, Veparochet Esim Ve'arba. Dunque dice Gemara che oggetti riguardo ai quali è scritto che contengano shesh, ossia lino, le loro fibre erano filate 6 volte. Ed oggetti riguardo ai quali è scritto che erano moszar, ossia intrecciati, le loro fibre erano filate 8 volte. Il manto che era tessuto di lino azzurro, avente fibre filate 12 volte, la cortina che divideva il santuario del Santo dei Santi era tessuta da fibre filate 24 volte e il Choshen e il Fod erano composti da fibre filate 28 volte. Chutan Kaful Shisha Minalan, da dove sappiamo che i fili di Shesh erano filati 6 volte. Amar Kra, perché la Torah dice: Vayasu et hakotnot Shesh, ve et hamitznefet Shesh, ve et parei hamikbaot Shesh, ve et mechnasei Abad Shesh Mozar. Perciò, Chamisha Kra Ektiv, sono 5 versi nei quali dice Shesh, cioè il lino. E, poiché anche Bad, anche intende lino. E, perciò sarebbe stato sufficiente che dica una volta, alla fine. E perciò, deriva da ciò, Chad le Gufe, uno per insegnare che dekitana neavo, che siano di lino, v'chad è un verso per insegnare che chutan kaful shisha, per insegnare che sono filati 6 volte, v'chad sheyu shizurim, che siano intrecciati, v'chad ishar gadim shelo nemar bem shesh, e uno per insegnare che anche gli altri indumenti riguardo ai quali non è scritto lino, che anche devono essere lino, v'chad leakev, uno per invalidare in caso che
perciò per insegnare che sono caratteristiche indispensabili e che se mancanti invalidano. Chiamerà mai mashma de hai shesh, e da dove sappiamo che shesh è kitano, che si riferisce all'ino. Amroyosi verabbi Hanina ad Amar Kra, perché il verso dice bad, davar olei mina karka bad bad, ossia, siccome il verso dice bad bad, intende stelo, di un singolo stelo, e che è un stelo che cresce da solo, e ciò insegna che una pianta, che ogni stelo cresce separatamente. Chiagmara è forse di Veima Lamra, forse riferisce all'ana, poiché anche l'ana cresce, ogni fibra di lana cresce separatamente. Risponde Gmara, no, Amra i pazzole mi pazzla, che non può essere lana perché le sue fibre si dividono in due, mentre Bad vuol dire una singola fibra, perciò non può essere lana. Chiamarà chitarra rame e pazzole mi pazzle, ma anche lino anche si separa in due. Risponde Chiamarà chitana agavri cute mifsil, che veramente il lino si spacca in due solo quando viene battuto, ma da solo non si divide in due come la lana. Ravira Amar Meacha, un'altra dimostrazione che shesh significa lino, poiché dice un verso in Echeskel, pare pishtim yu al rosham, mentre se pishtim yu al motnehem, che si può dimostrare l'identità di Shesh dal verso, poiché dice i cappelli o turbanti di lino saranno sulle loro teste, e i pantaloni di lino saranno sui loro fianchi. E siccome riguarda questi indumenti è scritto nella Torah Shesh, è quindi scritto che sono di lino, perciò questa è la dimostrazione, che è molto evidente. Amale Ravashi, disse Ravashi a Ravina, che Shesh è lino, mi cambia dati Yecheskel Manamara. Ma prima che venne Yecheskel, chi rivelò l'identità di Shesh? Ovvero come sapeva che Shesh è lino, poiché se Yecheskel rivelò l'identità vuol dire che prima non sapeva cos'era? E Uletamech, e secondo ciò che tu dici, Adam Rav Chisda, ciò che dice Rav Chisda, var ze, Birat Moshe Rabbeinu, lo lamadno, che questo din non l'abbiamo studiato nella Torah, ma bensì mi trovai Cheskel ben musila, ma l'abbiamo parlato da Cheskel, che, cioè, adesso dice cosa? Adesso ciò che segue, col benechar arel lev ve arel basar, lo yavo il migdashi, le shateni, che uno che è incirconciso e sia nel cuore e sia nella carne, che non venga a servirmi nel mio santuario. Ami kami dati Yechezkel Manamara, chi lo disse prima di Yechezkel? E cioè Yechezkel è il primo che insegnò ciò e non si sapeva prima, perciò bisogna dire che Gmarag Mirela, che veramente no, che si sapeva sì, che era una tradizione. Vada Yechezkel v'asmecha akra Achanami, Gmara Gmirela, Vada Cheskel, Vasma Akra, che veramente bisogna aggiungere in conclusione che fu una tradizione orale insegnata da Moshe Rabbeinu, ed ugualmente riguardo agli indumenti fu una tradizione che Shesh è lino e Bene Cheskel stabilì un appoggio per la tradizione del verso, però si sapeva da prima anche, non è che Cheskel introdusse questo un nuovo concetto che non si sapeva. Muzar, abbiamo detto che è intrecciato Shmone 8 volte. Minan, dove sappiamo ciò? Dichtiv, c'è scritto: Vaesu al Shulem Meiri, Monet Chelet, Vargamam, Tolacioni, Muzar, Vialif Muzar, Muzar mi parochet. Male Alan, Messim Ve'arba, di più avanti, che si tratta che furono nel riguardo alla cortina. Intrecciato 24 volte, di 4, cioè 24 fili,
che sono fatti di quattro tipi di fili di scheletro cremato, lacci e nivesces, Afghan anche riguardo ai, alle melagrane del manto, ogni filo è intrecciato e si imbarba da 24 fili, da col chadecha tamari, che ognuno è filato da 8 fili. Venele, e perché non impariamo piuttosto Bichoshen e Fod, dal Choshen e Fod, che anche in esso è scritto Mozar, e Malalan e Simshmone, così come Choshen e Fod, sono intrecciati 28 volte da 28 fili, e perciò loro sono fatti di 4 fili. Afghan, anche riguardo alle melagrane del manto, anche perché non diciamo che anche sono semplicemente sono filati i 28. Sulla Gemara che no, Daniel da Barcellone marmo Zahav, da Barcellone marmo Zahav. Piuttosto arriviamo da qualcosa, un soggetto che nel quale non è scritto oro, deriviamo da qualcosa che anche non è scritto oro, come il manto, perciò deriviamo le melagrane del manto dalla cortina, riguardo quale non è scritto oro, la fuke choshen vefod shene barba en zahav, e però non impariamo da Choshen e Fod, riguardo ai quali è scritto oro, perciò le melagrane non sono simili essi. Chiamara Adra piuttosto Danim Beged mi Beged la fuk paroche de Oelu, perché non deriviamo da un indumento all'altro e non deriviamo da una cortina che non è un indumento, che è piuttosto fa parte della tenda, e la Danim mi Avnet piuttosto deriviamo dalla città, poiché riguardo alla città è scritto Mozar, intrecciato, e deviamo così come i suoi fili sono intrecciati 24, 20, con 24 fili e di 4 tipi, e anche la cinta anche ha 6 fili che sono intrecciati, e perciò deriviamo da Nim, Beged, da Barcellona e Marbosav, deriviamo le melagrane del manto, che è un indumento e che non contiene oro, da Beged, lo deriviamo dalla cinta, mi Beged, da Barcellona e Marbosav, che è un indumento nel quale riguardo al quale non è scritto oro, ve'en danim davash en bozav, davash es bozav, perciò non si può derivare da choshen vefod, riguardo al quale è menzionato oro, benché anche sono indumenti, cioè che li indossa addosso. Rammeri amar, che non bisogna derivare le melagrane da choshen vefod, poiché il Choshen è scritto Ta'aseno K'tiv, e perciò siccome è scritto così, Ta'aseno leze velo lacher, bisogna derivare che solo riguardo a esso, ma non riguardo a un altro, perciò solo Choshen e Fod erano tessuti in 28 fibre. Ravashi Amar invece vasita, siccome c'è scritto Veasita, e c'è scritto Veasita al Shulav Rimonet Chedev Argamam Torah Shani, K'tiv, che bisogna fare queste melagrane, e Sheyu Kol HaSiot Shavot, che tutti i fili devono essere uguali. Vechi Navide, come possiamo fare? E siccome erano 28,
E come si può dire 28 in 3? Se diciamo una vetlata da sarà, se facciamo dividere, facciamo 10-10 fili intrecciati, filati assieme, avrò tutte le lattine, sono 30 e non 28. Da vetrei tisha, tisha. Adesso 28 non si può dividere in 3 perché da 27 e non 28. E se la vetrei di Tisha, Tisha, Vechada sarà. E se vogliamo fare due tipi di fili di nove fili, filati di nove fili, e uno di 10 fili, perciò che dà 28, anche non si può, perché il verso dice Amakra, Vasita, Shukol e Sotav Shavot, poiché devono essere tutti uguali. Potesse dire dal verso che dice e farai, perciò non si derivano le melagrane dal manto del Hoshen e Fod, ma bensì dalla cortina o dalla cintura che erano formati da fili filati da 24 fibre o fili che erano divisibili in 3, perciò 24 diviso per 3 dà 8, 8 fibre per ogni filo, e quindi è compatibile con la richiesta che ogni filo sia uguale agli altri. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.